Penso che si debba lavorare su quella mancanza, diciamo così, di una letteratura che non sia intrattenimento, ma che dia una prospettiva femminile, cioè la voce femminile mancata, però insomma è evidente che modelli al femminile vanno cercati e attraverso quelli si deve appunto provare a lavorare sia sui ragazzi, sia sugli uomini che sulle donne, perché anche le donne mancano modelli di questo tipo, quindi non so che lavoro riuscirà a fare Gabriele con Lella Cossa, ma insomma ci aspettiamo. Per esempio c'è una questione, che stiamo discutendo, poi l'ho discussa anche con mia figlia, un pezzo di Meneghello, che breve vi leggo soltanto se lo trovo, è un pezzo di Libera non so malo, no? Di Meneghello, che dice: la signora Viola si è presa in cura una dozzina di nostri piccoli compaesani tra gli 11 e i 14 a cui insegna l'amore. E beh, è ancora giovane, separata dal marito. No, il suo non è un banale corso accelerato di copulazione, no, è una vera scuola che promuove i rapporti di affetto e di stima tra docenti e discenti, tra insegnanti e allievi. Ci sono, si capisce, allievi più o meno bravi, gli scoboni, i distratti, i ripetenti. Però, per quel che si può giudicare, la scuola funziona. È incredibile quel che si può ottenere dai bambini assecondandone le inclinazioni spontanee. I piccoli mariti in calzoncini corti giocano sul selciato davanti al portone e quando uno esce pallido e radioso, un altro si accosta alla porta e chiede garbatamente: con permesso? Cioè, se tu la metti in un talk show, la signora Viola è una pedofila, no? Deve essere messa in galera subito, no? È la stessa cosa della tabaccaia di Fellini, no? Cioè, come la metti con queste espressioni? Cioè, valgono come Shakespeare per l'Otello, per cui siccome è scritto benissimo gliela passi. Evita, stanno contenti secondo me, certo. Le estremizzazioni. Sì. Per l'epoca moderna le come esci da quella roba lì? Riconoscendo che esiste una verità storica, sì. Perché se tu appiattisci la storia e non la rileggi con gli occhi di oggi fai un disastro, allora non funziona più nulla, non censuri tutto, diventi un censore. Sì, però se non prendi le distanze e dici vabbè, Shakespeare è indiscutibile, dico Shakespeare ma potrei dire chiunque altro, non riesci a vedere quanto la cultura dello stupro parte da Zeus che ruba Europa e che non ha mai avuto un rapporto d'amore in vita sua. D'accordo, va bene, parte da Zeus, dopodiché però la continua a raccontare la storia di Zeus, chiaramente all'interno del suo percorso storico. Quando le femministe, di cui io ho esperienza quotidiana, le femministe giovani, dicono queste cose qua, ti dicono, guarda, devi avere consapevolezza che la bisbetica domata è quella roba lì. Quindi bisogna valutare come fai a metterla in scena, se proprio vuoi in scena. Dopodiché, se vogliamo dimenticare la bisbetica domata, forse non è un gran problema. Va bene, quindi cosa dobbiamo fare? Come si fa? Visto che veniamo da una cultura patriarcale. Dice, vabbè, noi non siamo maschilisti, però il patriarcato è un'altra roba. Però maschilismo. Letteralmente era patria protestas, gli antichi greci, romani. Ma non la smonti in un giorno quella cosa? No, no, è abbastanza crisi. No, per questo che i ragazzi si chiedono come facciamo, come modello. Cosa bisogna fare? Cioè, bisogna stare allerta. Ho sentito un bel monologo su Instagram, Teresa Cinque, che è una divulgatrice e anche attrice femminista, secondo me molto brava. E lei diceva: chi non fa la raccolta differenziata non è un mostro, non è mostruoso, così come chi non reagisce alle battutacce sulle donne non è maschilista. Lei diceva: il problema è l'indifferenza. Facciamo attenzione a non essere indifferenti, perché l'indifferenza è alla lunga una posizione politica. E quindi sottolineava questa cosa, che secondo me è importante essere un po' consapevoli di questa cosa. Poi
dalla consapevolezza, secondo me, nascono poi altri successivi passaggi. Ma per questa epoca che, in cui noi stiamo vivendo, non possiamo cancellare la nostra vita, cioè siamo comunque non giovani, quindi come dire, siamo il prodotto di una serie di cose, però essere consapevoli, non indifferenti, notare la cosa è già un passo avanti, vuol dire certo. Non essere passivi. Il problema è quando non te ne, proprio non te ne frega nulla e non lo rilevi nemmeno, non te ne accorgi nemmeno. O non vuoi accorgertene, ma già il fatto che tu l'abbia rilevato fa di te una persona già diversa da... Cioè, una persona che sì, eri consapevole, in quel momento lì eri ma io sono testo. Allenato. Allora, sei allenato. Su Antigone è discorso continuo. Io, per esempio, che dicevo, Giocasta fa una scelta maschile, perché sceglie una procedura, una pratica maschile, che è il confronto dialettico. E dici, no, perché allora in questo modo di scrivere, perché è maschile? Cioè, anche... La lasciare le è facile. Scusa, perché maschile? Perché il conflitto? Eh beh, sì, perché se tu guardi il discorso pubblico oggi è fatto soltanto attraverso il dibattito, attraverso lo scontro dialettico. Però tu hai mai visto un talk show in cui ad un certo punto uno dei due dice no, hai ragione. È vero, hai ragione tu, mi sono sbagliato, hai ragione. E una volta è successo. Infatti qui abbiamo adottato il modello della conversazione. Ma certo. L'apertura. È un'altra cosa, chiaro. Ma scusami, qual è la modalità femminile per... che avrebbe dovuto adottare Giocasta. Per questo era contestata la faccenda, il coro. Perché il coro, mentre i maschi vanno a, vanno a ammazzarsi l'un l'altro, perché questo fanno alla fine, dopo che si sono insultati, dopo che se ne sono dette di ogni, le donne raccontano, cantano, pregano. E tu dici, vabbè, ma è come si risolve pregando? Quello anche se te te sì, cioè tanto discutendo non si risolve, forse si risolve più pregando, cantando. No, dove per cantare si intende le manifestazioni che ci sono in giro allora non servono. Cavolo, servono. Nella guerra in Iraq, no? Quando c'era stato tutto l'attacco in Iraq, le manifestazioni soprattutto in Inghilterra, cavolo, si erano servite. Cioè la forza femminile sarebbe quella di riunirsi e di fare movimento di gruppo. Ma questo dice Euripide, cioè dice, questo gli facciamo dire a Euripide. No, questa cosa della coralità e dell'approccio femminile è molto importante. Cosa voglia dire però lo dobbiamo un po' declinare. Sì, e anche in politica lo dobbiamo fare.